Vuoi una cabina armadio bella e funzionale allo stesso tempo? Oggi ti voglio dare qualche consiglio proprio su questo argomento, qualunque sia la dimensione della tua cabina armadio. Ciao, ti do il benvenuto qui nel mio canale. Mi chiamo Mattia e ogni giorno aiuto le persone a trasformare la propria abitazione nella casa in cui sentirsi davvero bene ed essere felici. Se anche tu vuoi costruire intorno a te il tuo luogo felice, allora iscriviti subito a questo canale e attiva le notifiche, così non ti perderai i nuovi contenuti ogni volta che usciranno. Ricavare una cabina armadio adiacente o all'interno di una camera da letto è ormai una richiesta sempre più gettonata, anche se talvolta lo spazio a disposizione è davvero poco. Ti racconto qualche suggerimento per realizzare e progettare al meglio la tua cabina armadio, sia essa di dimensioni piccole, medie o grandi. E partiamo proprio da una mini cabina armadio. E ti dico subito che lo spazio davvero minimo come profondità che dovrai avere a disposizione è di 120 cm. Prova a pensarci, da un lato della cabina armadio verranno posizionati i mobili che hanno una profondità di 60 cm e poi sarà necessario garantire uno spazio per il passaggio. Nel caso di cabine armadio strettine, un'idea potrebbe essere quella di optare per dei mobili, degli armadi, di 50 cm di profondità, in modo che siano un pochino meno impattanti. Normalmente in una cabina armadio di queste dimensioni la disposizione dei mobili è lineare oppure a L, per sfruttare anche quel pezzettino in fondo al corridoio. Nel caso di una mini cabina armadio, il mio consiglio è sempre quello di optare per degli armadi senza ante oppure con delle ante scorrevoli, in modo che non ci sia anche l'ingombro dell'anta abbattente quando la apri. Quando c'è un po' più di spazio, diciamo almeno 2 metri di profondità, si può parlare di una cabina armadio di medie dimensioni. In questo caso i moduli dell'armadio si possono posizionare paralleli tra loro, disponendoli in 2 file, su 3 lati se si vuole occupare anche lo spazietto in fondo, andando a costruire una forma a U. Con una cabina armadio di medie dimensioni si potrà sicuramente garantire un po' di spazio contenitivo in più rispetto ad una piccola, e si potrebbe anche optare per un'altra tipologia di chiusura degli armadi, quindi scorrevole o abbattente. Ti voglio dare però un consiglio: anche se la cabina armadio ha delle dimensioni medie, il mio consiglio è quello di disporre su un lato gli armadi alti, quelli che conterranno gli abiti appesi e gli indumenti più ingombranti, e frontalmente, quindi dall'altro lato, degli armadi più bassi, delle cassettiere. In questo modo muoversi all'interno dello spazio sarà più agevole e lo spazio in sé sembrerà più leggero e arioso. Arriviamo infine alla cabina armadio di grandi dimensioni. Beh, in questo caso si parla davvero di una stanza e come tale questa andrebbe arredata. Non è infatti sufficiente pensare di metterci degli armadi e basta. Anzitutto questi dovranno essere posizionati nello spazio in modo da creare un buon equilibrio visivo. In più, visto che rimangono degli spazi sicuramente inutilizzati, di solito al centro della stanza, è meglio posizionare qualche altro elemento d'arredo che sia funzionale allo stesso tempo. Un esempio potrebbe essere una poltrona o un puff, così da sedersi nel caso sia necessario. In alternativa, un'altra soluzione potrebbe essere quella di inserire delle cassettiere oppure un tavolo. Fungeranno da piano d'appoggio oppure di contenimento. Voglio infine darti un consiglio, ovvero quello di considerare la cabina armadio una vera e propria stanza da progettare e arredare come le altre. Si tende infatti a sottovalutarla e ad arredarla in velocità perché di utilizzo privato. In realtà scegliere una buona conformazione, degli elementi modulari che si possano personalizzare in base alle proprie necessità
e illuminare l'ambiente nel modo corretto saranno degli aspetti fondamentali per rendere perfetta ogni cabina armadio. Ti è già capitato di progettare la tua cabina armadio? Sono curioso di saperlo, quindi fammelo sapere qui nei commenti sotto al video. Nel frattempo ti ringrazio per essere stato o stata in mia compagnia e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Ciao!